che esce dal bagno del suo colore vince 1000 euro. Robby, scusa un attimo, puoi venire un secondo? Ti volevo chiedere un favore. Vuoi annunciarlo dopo? Perché io starei facendo un pipistop. Cosa? Però adesso potresti lasciarmi un po' di privacy, se no... Iniziamo con le challenge! La prima cosa da fare è aprire la valigia. È come se fosse una camera d'hotel questa, no? Quindi mi devo ambientare. Perfetto, tutti oggetti gialli. Per avere un soggiorno più bello, no? E poi... L'importante in bagno è avere un po' di privacy. Perfetto, ora posso fare il pipistop tranquillamente. A pensarci bene avrei dovuto portare qualcosina per arredare questo bagno. Alla fine non è che c'è molto per divertirsi. L'unica cosa che dovrei aver portato è... eccola. La saponetta mi può sempre essere utile, no? Oppure una bella vasca qui. Io nel mio bagno rosa ho portato una bellissima maschera rosa. Così dopo mi rilasserò un po'. Via e via alla prima challenge. Stura il lavandino corretto. E attenzione a non scegliere quello sbagliato. Altrimenti... beh, altrimenti lo scoprirete. E ora qual è quello giusto da sturare? Ma poi io non ho... Va bene, ok, iniziamo la challenge. Sembra semplicissima questa challenge. Cosa può andare storto? Una volta l'ho visto fare in un video. Sembra che stia funzionando. Ok, sono troppo bravo a sturare i lavandini. Ok, devo scegliere il lavandino giusto. Vediamo un po'. Secondo me è questo. E adesso non mi resta che sturarlo alla perfezione. What up? Destra o sinistra? Beh, ovviamente quello di destra, no? Sembra funzionare! Lo sto aggiustando, lo sto aggiustando! Sembra semplicissimo, cosa può andare storto? Non la conoscevate questa strategia, eh? E adesso vi mostro la seconda. Oh! Ce l'ho fatta! Il lavandino è funzionante, sono l'idraulico migliore del mondo! Sinin, hai decisamente sbagliato il lavandino! Non dirmi che questo è muffa! Congratulazioni! Hai sturato il lavandino con successo! Che paura! Assistente Julie! Eccomi! Complimenti! Hai vinto uno scopettone per quando farai il pupu stop! Esatto! Ecco il tuo premio! Oh, wow! Grazie! Veramente un grande premio! Ma non c'è, non lo so, una carbonara? Ma cosa ci dovrei fare con questo coso? Oppure ti potrebbe servire per sconfiggere il mostro di cacca che sta arrivando! Cosa? Mostro di cacca? Che significa mostro di cacca? Ah, adesso vi prendo tutti! Un pezzettino. Sì, ciao. Uno è tuo. Ciao. Questo è l'uovo
più buono che io abbia mai assaggiato. E voi forzacchiotti lo trovate in tutti i supermercati. Julie, me lo dai un altro pezzo? Ah! Oh, mi ha colpito. L'ho colpito, fuori uno. Oh, e adesso dove vado? Oh. Fuori due. Sconfiggere il mostro di cacca. Lo so, sono bravissima. Non posso far altro che ricompensarti con questa cuffia da bagno del tuo colore. Ma io pensavo mi mettessi una corona. Corona? Guarda, è simile a una corona. E poi fidati, ti potrebbe essere molto utile nelle prossime challenge. Ok. Ma cosa? Ma che cosa sono? Conduttore, ehi, nel mio water ci sono delle cose stranissime. Beh, semplice Matti, è il momento della prossima challenge e ti servirà questa. Ok, devo pescare le palline. Esatto, chi riuscirà a pescare la pallina del proprio colore, beh, sarà fortunato, diciamo così. Oggi mi stai mettendo a dura prova. Ah, fammi un po' vedere se ce l'ho anche io. Sì, sono pieno di palline. Ecco a te la tua cara da pesca. Oh, grazie, giudice Rob. Ti metto subito all'opera. Gina, ecco a te il tuo strumento per la challenge. Che schifo. Vieni, questo ti servirà. Grazie. Bene, allora iniziamo. 3, 2, 1, via. Ok. No, mi tremano le braccia, non riesco a prendere la mira. Devo calmarmi. Ok, io non so nemmeno come funziona questa camera. Io sono un abile pescatore. Dovete sapere che quando ero piccolo ho pescato tantissimi pesci con mio papà. Ero il migliore. Quindi pescare delle palline sarà un gioco da ragazzi. O forse no. Ce la posso fare. Non devo sbagliare. Devo prendere la pallina rosa. La riesco a finire. Ci sono quasi. Ecco fatto. Ce l'ho fatta. Sono stato bravissimo. Ma non c'è nemmeno una pallina gialla. Io non le vedo queste palline. Serve solo un po' di concentrazione. Sei pallina abboccata all'amo, vai! Presa? Vai, tartarughina! Oh, penso proprio che l'ho presa! Ok, devo portarla su, Ed eccola qui! Anche se mi fa un po' senso tenerla in mano. Questa si trovava nel WC. Pippo, challenge superata! Sì! Matti, challenge superata! E vai! Dani, challenge superata! E vai! Mi dispiace, Ninna, non hai superato la challenge! E quindi è il momento di una bella doccia! Doccia! Adoro questo momento! Ninna, ben ti sta! Ti prego, Giuni, fai piano! Pianissimo! Eccoci sono! Hai perso e quindi devi farti una bella roba. Ma questa deve bastare. Basta, vediamo, sì, può bastare. Ora mi devo asciugare. Tranquilla, Ninna, almeno ho portato questo per asciugarti. Tieni. Grazie, sì. È un po' lento, però grazie. Finalmente è arrivato il momento di fare una bella skincare. Sono pronta. Questa sarà la mia fascia. E ora. Oh! Wow, sa di rose! Non vedo l'ora di provarla. Oh, è anche super fresca. Adoro farmi le maschere. Ah, dopo tutte queste sfide è arrivato il momento
di rilassarsi un pochino. E che c'è di meglio del golf? Prendiamo la mira. Ah, per poco, uffa. Sì, ce l'ho fatta. Sapevo di essere un campione, yes. Oh no, devo fare pipì. Ma ci sono tutte le palline dentro. Giulì! Nina, mi hai chiamato? Sì, ho bisogno di una mano. Oh, vuoi un'altra doccia? No, vieni qua. Va bene, mi è venuta un'idea. Rimani qui. Sei sicura che funzionerà? Certo che funzionerà. Andiamo, Nina. Oh, aspetta un po'. Sì, ecco. Andiamo. La la la. Ciao Matti! Cosa? Ops. Non colpire il muro! No, ciao! Ciao. Cosa sta succedendo? Ma che sta succedendo qui? Nina, mi spieghi perché sei uscita dal tuo bagno? Non sono uscita dal bagno, non sono ancora scesa dal mio water, quindi posso andare nel bagno vero per fare pipì. Hai capito? Non è uscita dal bagno. Effettivamente, hai ragione. Prego, passa. Grazie. Ciao. Andiamo. Ciao. Anch'io ho troppa fame, non ce la faccio più. Stare in un bagno è sicuramente comodo, confortevole, ma se non c'è cibo come sopravvivo io? Come dite? Avete fame? Va bene, ma il cibo qui bisogna guadagnarselo. Quindi, assistente Julie, mummificazione! Julie, che stai facendo? È che mi hanno detto di mummificarti, quindi lo farò per bene adesso. Con la carta igienica? No, non è carta igienica, è una carta speciale questa. Se parli ancora però copro anche gli occhi, Perfetto. Se volete ottenere del cibo, dovrete fare canestro. Dove c'è scritto cibo, appunto. Ma vi do un piccolo consiglio. Non fate canestro in questo qui col ghiaccio. Altrimenti... Speriamo di beccare il cibo, ho tantissima fame. Prendo la mira. Sì, cibo! Molto molto bene, è il momento di fare canestro. Posso ottenere del cibo, vi rendete conto? Lo sto chiedendo dall'inizio della sfida. E adesso mi basta solamente un lancio per ottenerlo. Oh oh, questo non doveva succedere. Complimenti Matti, hai vinto il ghiaccio, no. Giusto? Esatto, vai Julie, versa no. Il ghiaccio. No. Ricompensa buonissime. Oh, sembra buonissima. Una ciambellina tutta rosa. Sa di fragola. È buonissima. No, non ce la faccio più. Mi piace troppo freddo. Troppo. Matti! Puoi fare un po' di silenzio? Devo concentrarmi. Ma il ghiaccio è freddo. No, io non ce la faccio più a resistere. Io non ce la faccio più. Devo uscire, basta, mi arrendo. Matti è ufficialmente fuori dalla challenge perché ha lasciato il suo bagno. Ok ragazzi, siete rimasti in tre e quindi è il momento della challenge finale. Chi pulisce prima la dentiera vince. Il mio dentista mi ha insegnato che dobbiamo fare dei movimenti circolari per pulire i denti. E con questo spazzolino gigante non sarà semplice. Questi denti sono davvero sporchi, ma ci penserò io. Guardate, iniziano già a essere più puliti. Ok, devo concentrarmi ed essere velocissima. Questa sfida la vincerò sicuramente io. Dovete sapere che io vado 5 volte a settimana dal dentista. Sono un campione nel lavaggio dei denti. Sono precisissimo. Circolari. Ma non si puliscono. Ma perché non riesco a pulirli bene? Questi denti sembrano incrostati. Ma da quanto tempo?
tempo non si lava i denti. Niente, proprio non si leva. Bisogna strofinare ben benino qua, che sono quelli più difficili. E con questa ultima spazzolata dovrei aver finito. Sì, sono bianchissimi. Come hai finito? Di già? Non ci posso credere, quei denti sono bianchissimi. Sì. Complimenti Pippo, sei ufficialmente il vincitore della challenge dei bocchi del tuo canale. Oh, che bello, è la prima volta che vinco una challenge. Non ci posso credere, grazie, ti dicerò. Questo qui è per te. Grazie. Oh, che bello, balzacchiatti. Dovevo vincerla io la challenge. Mi dispiace Nin, dobbiamo andare adesso. Sarà per la prossima. Che buffa, non ci posso credere. Sapete cosa vi dico? Andrò a farmi una bella doccia fredda, perché sono arrabbiatissima. L'ultimo che uscirà dal bagno pieno di cacca vincerà 1000 euro. Nina, Matti, siete pronti? Per poter iniziare la sfida dovete mettervi le pantofole caccose. Le pantofole di cacca non le ho mai avute. Nina inizia male la sfida, mi sa. Vabbè, tieni le pantofole. Io non ci posso credere che questa è vera cacca! Ma che schifo, ma vi rendete conto? Non ci posso credere! Prima sfida, Ninna! In realtà oggi ho preparato un sacco di sfide per voi. Un sacco? Sì, tutte con la cacca? Tutte a tema cacca e con la cacca! Io non ce la posso fare, non posso! Io ho paura della cacca, mi fa schifo la cacca! Hai visto 1000 euro? Allora esci, dai, esci. No, li voglio 1000 euro. Qui dentro c'è una cacca nascosta e il primo che la farà uscire dovrà indossare il cappello della cacca per tutto il resto del video. No, ti prego. Ok, iniziamo. Uno alla volta, dobbiamo usare lo sturalavandini e se la cacca esce abbiamo perso. Oh, non è successo niente, tocca a te. Vai, usa lo sturalavandini. Usalo. Mi fa schifo questa cosa. Oh, meno male. Io non voglio indossare il cappello della vergogna, quindi. Oh, non è uscita nemmeno a me. Non è uscito. Ah! 3, 2, 1. Ma ti se esce a me, te lo giuro che scappo. Ma da quanto esce sta cacca? Non lo so. È uscita la cacca sorridente. No, toccala. No, toccala. Che schifo. Complimenti Ninna, la cacca nascosta ha scelto proprio te e quindi dovrai metterti il cappello della vergogna caccosa. Ma come fate ad essere così felici? Questo video fa schifo, è tutta cacca. No Ninna, adesso sembri una pupù vivente. Cosa hai detto? No niente. Cosa sembro? Sei una bellissima ragazza. Ho un dubbio, la carta igienica fatta di cacca è pulita o è sporca di cacca? Vabbè, nel dubbio. Ah, mi serviva. Sbaglio? Oh, qui c'è più puzza rispetto a prima. Vabbè, comunque sia, è il momento della seconda sfida. Chi pesca il maggior numero di cacche dalla vasca di cacca vince. E il perdente dovrà bere dalla tazza caccosa. Io non ci posso credere. Già io odio pescare, cioè preferisco andare a fare shopping in un negozio e comprare una borsa. Anzi, andare in negozio con la canna da pesca e pescare una borsa. Vabbè, senti, io da quella tazza non ci voglio bere, quindi inizio a pescare. Sì, no, infatti nemmeno io. Iniziamo! Io voglio prendere quella sotto. Ai, non riesco a pescare niente. Ma quanto è difficile. Ah sì, ce l'ho fatto, ho pescato una cacca. Cioè, non so se essere felice o no, vabbè. Oh no! Dai, vieni qua, cacca! Ah, bella cacchina! Adesso la pesco! Oh, oh, aspetta! Ne ho presa una! Oh, no. Tira! Sì! Ok, quante ne hai prese tu? Zero! Io ne ho presa una! Oh no, dai, ma non è giusto! Già, questa challenge fa schifo, cioè pescare in un mare di cacca! E in più, dovevamo pescare una cacca e io non sono riuscita nemmeno a pescarne una! Sei pronta a bere nella tazza di cacca? No! Sai che ti dico, la cosa più bella di questo bagno è questo cuscino a forma di cacca, almeno è morbido!
No. No. Se mi ami non me lo fai bere questo coso. Ovviamente non è una bevanda con la cacca vera dentro. È una bevanda al gusto di cacca. Ma non c'è la cacca, tranquilla, bevi. Falzacchiotti, no. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Se anche voi odiate la puzza della cacca, iscrivetevi tutti, dobbiamo arrivare a 2 milioni di iscritti. E Ninna deve bere bevanda. Non l'hai bevuta. E la tua penitenza, la prossima volta impara a pescare meglio. Basta. È buona? Ok, non è buona. È arrivato il momento della terza sfida, miei cari amici Nin e Matti. Lo capirete da soli cosa fare. Vi dico soltanto che dovete fare centro con la cacca nel gabinetto. Buona fortuna. Ah sì, il perdente dovrà immergere una mano nella vasca piena di cacca. Inizio io. Wow, centro. Ok, vado, vado. Come l'hai tirata addosso? Che schifo. Secondo colpo di Matti. Vabbè, ma sono troppo forte. 3, 2, 1. Non ci posso credere, va sempre fuori. Guarda un po' qui, il terzo centro. No, di poco. Dai, cacchina, entra. Certo che sono proprio sfortunata con questa cacca. Giuro che dopo oggi mi farò la doccia più lunga del mondo per lavarmi da questa cacca. Oh, non mi fa schifo, non voglio. Non voglio, ti prego, Matti. Fallo tu al posto mio. Mi dispiace, non ho perso io. Tocca a te. Che schifo. Oh no. Quanto deve stare? 5, 4, basta? 3, basta? 2, 1. Che schifo. Ecco, ecco, tieni subito della carta igienica caccosa per te. Guarda che questa assorbe bene la pupù, eh. In realtà, alla fine di questa sfida, oltre la penitenza che ha fatto Ninna, c'è anche un premio, Matti! Oh, sì! E che premio è? Avrai un cibo squisito. Questo qui, che sembra un po' una cacca, ma tranquillo, non lo è, buonissimo. Effettivamente sembra una cacca, non ti invidio, Matti. Sei sicuro che non è cacca, vero? Non è cacca, mangia, vai tranquillo. E adesso vi spiego la prossima challenge. Non è cacca. Innanzitutto devo farvi i miei complimenti perché state restando davvero un sacco di tempo in questa stanza piena di cacca che puzza anche un bel po'. Non mollerò mai, 1000 euro saranno miei. Insomma, per questa quarta sfida dovrete creare la vostra cacca personalizzata più bella. La più bella vincerà la sfida, ovviamente. Almeno questa volta riuscirò a fare una cosa carina. Io sono brava con il pongo. Spero che sia pongo. Che è carinissima, anche se è una cacca. Vabbè, dai, più o meno assomiglia ad una cacca, no? Ecco, ho fatto, sono pronto. Matti, scusa, ma quella che cacca è? Guarda quanto è bella la mia. Mostrami bene la tua cacca, Ninna. È perfetta. Vediamo la tua, Matti. È questa. Questa è proprio... una cacca di cacca. Oh no, vuol dire che ho perso? Sì, fa schifo questa cacca, non assomiglia neanche a una cacca. Finalmente, almeno una sfida la posso vincere oggi. Il vincitore è Ninna. Sì! Uffa, pensavo di vincere anche questa sfida. No. Matti, mi spiace, ma è il momento della tua penitenza. E perché ti sei tappato il naso? Perché dovrai annusare questa. Ma sbaglio, questa sembra cacca vera? Beh, Matti, è la cacca di Willy e Piadina e l'ho appena presa dalla lettiera, è ancora un po' calda in realtà. Aspetta, mi stai dicendo che quindi questa è la cacca dei nostri gatti? Sì, e tu dovrai annusarla avvicinando il naso vicino vicino alla cacca. Ma tu sei pazzo! Matti, vuoi davvero vincere la sfida e i 1000 euro finali? Sì, pensa alla ricompensa. Pensa alla ricompensa! Perché i nostri gatti puzzano così tanto? Quinta challenge: non pestare la cacca da bendato. Vedi qualcosa, Matti? No! Ok, parto! Allora. Attento, Matti, è pieno di cacche avanti a te. Non posso sbagliare! Oh, mamma mia, ho troppa paura, non mi voglio sporcare i piedi! Sono ancora salvo! E ora, qui!
Adesso vado qui. Ho vinto! Sei pronta? No, sinceramente no, preferivo fare altro. Dai, 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 parti. Ok. Brava. Vai. Ehi. Alla grande. Brava, Tina. L'hai calpestata completamente, guarda! Che schifo! Sai che ti dico? Io mi sono stancata! Cacca qui, cacca là, cacca di là, cacca su, cacca giù, basta! È uscita! È uscita! È uscita! Ho vinto! Congratulazioni, Marti! Hai vinto 1000 euro in rotoli di carta igienica con la cacca! Proprio a simboleggiare che sei il re della cacca! E anzi, Marti, hai vinto anche questa inestimabile maschera a forma di cacca! Guarda, sei proprio il re della cacca! Bravissimo, Marti! E vai! Sentite anche voi? Ninna si sta facendo la doccia e questo è un evento unico! No dai, ovviamente sto scherzando! L'importante è sentire questo rumore della doccia, perché avete già capito che cosa andremo a fare oggi! Ninna è ancora in doccia, quindi mi devo sbrigare! Voglio chiuderla dentro la doccia per 24 ore! Una challenge che non facciamo da tantissimo tempo! L'ho già chiusa in bagno, l'ho già chiusa in una piscina, l'ho già chiusa nel balcone, e beh, non l'ho ancora chiusa nella doccia, quindi è arrivato il giorno. Devo prima però prendere una cosa fondamentale, una cosa che mi servirà per, diciamo, ecco, minacciare Ninna. Voi non avete visto niente. Ok, sentiamo ancora, si sta facendo la doccia? Sì, si sta facendo la doccia. Perfetto, noi l'aspetteremo qui, davanti alla porta. Ninna ancora si sta facendo la doccia, sentite. Ma quanto cavolo ci mette lì dentro da mezz'ora? Io proprio non capisco, è passata mezz'ora, capite? È impossibile una cosa del genere. Aspetta un attimo. Ha finito. Ok, quindi in questo momento si starà mettendo l'accappatoio e ciò significa solamente una cosa. Sta per uscire dalla doccia. Ragazzi, credo sia arrivato il momento di entrare. 3, 2, 1... Fermi tutti! Questa è una rapina! Mani in alto! No, in realtà sto scherzando, non devi tenere le mani in alto, devi solo rientrare in doccia. Dai, coraggio, entra, non l'hai fatta abbastanza. Sono uscita ora! No, fidati, devi entrare, perché se non entri è un casino. Corri, mamma mia, Ninna, se non entri è la fine. Guarda, ti chiudo pure, perché sennò siamo tutti in pericolo. Il mondo è in pericolo se tu non entri in doccia. Ma cosa stai dicendo? Sono stata mezz'ora nella doccia, anche il vapore sulle finestre. Fammi uscire! No, non puoi uscire. Ah, sì, sentiamo, e se esco cosa faresti? Se esci ti arriverà un bel colpo di lanciarazzi nerf addosso. Quindi non so se ti conviene, io ti ho avvisata. Perché dovrei rimanere qua dentro, scusa? Che cavolo di sfida è questa? È una sfida importantissima, forse la sfida più importante del 2021. Perché attraverso questa sfida tu dimostrerai di essere la persona che resiste più tempo di tutto il mondo in una doccia. Devi essere felice, hai fatto un Guinness World Record. Appena uscirò da qua, ti taglierò tutti i capelli. Matti, che c'è? Ho fame. Che cosa vorresti da mangiare? Un cornetto canutella. Ninna, non puoi prendere un cornetto canutella, hai appena fatto la doccia, se lo mangi ti verrà il mal di pancia. Ma no, Matti, non funziona così, tu mi vai a prendere un cornetto canutella perché io ho appena fatto la doccia e non devo rientrare in acqua. No, Ninna, non puoi mangiare il cornetto canutella perché poi ti viene mal di pancia, fidati di me. Cosa? Che c'è? Abbiamo un altro concorrente. Cioè anche lui deve stare con me dentro la doccia? Beh, io direi che lui può far parte della challenge. Ecco qui, perfetto. Buona sfida, ragazzi, ora i concorrenti sono due. Quindi possiamo farci la doccia. Tu non l'hai mai fatta, insomma, ti farebbe bene. Oh no, aspetta un attimo, Willy, ma che cosa fai? Sei già uscito, sono passati 2 minuti. Willy, ma porca miseria, ma non ci voglio credere, no, la sfida non è nel bidet. Quindi niente, cornetto cantella? No, adesso ti vado a prendere qualcosa che puoi mangiare nella doccia, perché ci sono degli alimenti specifici che non ti fanno venire il mal di pancia. Oh, ok, quali sarebbero? Aspetta, arrivo subito, eh. Ma mi sembra normale che io devo rimanere qua dentro in questa doccia per 24 ore? Non ha nemmeno una sedia, devo rimanere in piedi come i cavalli, dormire in piedi come i cavalli, mangiare in piedi come i cavalli. E insomma,
diventerò un cavallo. Oppure potrei cercare di evadere. Matti ora non c'è, è andato di là a prendermi da mangiare. È rimasto solo Willy, che non ho capito se è il suo aiutante o il mio aiutante. Nel dubbio io sono uscita e ora mi pettinerò i capelli, perché si sa, dopo la doccia ci si pettina i capelli. Aspettate, voi non sentite questa acustica perfetta per cantare? Appena torna Matti gli chiedo se mi porta il mio microfono magico, perché devo cantare una canzone. Anche tu? Willy, Willy, che cosa stai facendo? Ma che fai? Ma tu sei pazzo? Io ho capito solo una cosa da questi minuti in cui sono chiusa in bagno con Willy: qui dentro si impazzisce e basta, quindi io esco. Tanto Matti sarà impegnato in cucina, insomma, qual è il problema? Cosa vorresti fare? Ho detto, prendo un po' di fresco. Fa caldo, chiudo, chiudo perché fa freddo, fa freddo. Oh oh, Ninna sarà felicissima di quello che le ho portato da mangiare. Devi sapere che questo è l'alimento d'eccezione per le persone che stanno in doccia. Cioè, se tu vai al supermercato c'è proprio la sezione alimenti per doccia, e io ho preso quello più buono. Che cosa mi hai portato da mangiare? Io ti ho chiesto un corredo carutella e quello non mi sembra. Ti ho portato un fantastico uovo da mangiare nella doccia. C'ha in vetro, eccolo qui. Guarda che bello. È crudo, lo posso mangiare un uovo crudo? Al massimo lo posso covare e far nascere il pulcino. Esatto, hai capito? Puoi fare tantissime cose con quell'uovo. Va bene, nel dubbio riprenditelo. Come? Aspetta, ma io voglio. Pensavo ti fosse piaciuto, guarda, è grande quanto la tua testa. Matti, ho un'altra richiesta da farti. Sentiamo, che cosa vorresti adesso? Un omelette? No. Tu senti l'acustica che c'è qua dentro, no? È perfetta per cantare una canzone. Quindi ti posso chiedere se mi puoi portare il mio microfono, per favore. Il tuo microfono? Sì, almeno quello, ti prego. Ti prego. Non posso. Aspetta, nel bagno si sentono i rumori 10 volte più forti, quindi con quel microfono mi distruggeresti l'udito. Ma porca miseria, no, non te lo posso dare. Per favore. Ho detto di no. Va bene. Eccomi. Tu sei proprio sicura di volerlo fare? Sì, sei sono proprio sicura. Ninna, ti prego, canta per massimo 6 secondi, ok? Ok. Perché ti sei chiusa dentro? Perché almeno così non può togliermi il microfono. Cosa? Jingle bell. Ma questa cosa è una tortura per me. Ehi, ma aspetta, da riflesso mi vedo anch'io, ciao. Vabbè, ti avevo detto 7 secondi comunque, 7 secondi non di più, quindi adesso il tempo è scaduto. Aspetta, ma oltre a essere scaduto si è pure scaricato. Beh, io mi sto annoiando comunque, quindi devi trovare qualche modo per intrattenermi. Aspetta un attimo, come faccio ad intrattenerti in un bagno? Allora fammi uscire. Ok, ho capito, ti farò un bellissimo spettacolo, tu non puoi uscire, te lo ricordo, quindi troverò un modo per intrattenerti. Ecco, ti farò una barzelletta. Sai che cosa fa una persona dentro una doccia? No. Si mette lo shampoo in testa. Questa è fantastica. Sono arrabbiatissima con te. Non mi intrattieni e per di più dici delle barzellette stupide senza senso. Fammi uscire. Ho deciso di fare una scommessa. Ho preso un oggetto che a Ninna potrebbe salvarla da questa tortura, da questa challenge delle 24 ore che per lei non passerà mai, poverina. Voglio darle una possibilità per vedere se riesce a liberarsi dalla doccia. E per farlo utilizzerà questa. Ma Willy, ma quando sei tornato qui dentro tu? Ninna, tu hai delle spiegazioni? Beh, questo gatto è magico, quindi si teletrasporta, lo sai? Comunque io e il mio fedele assistente abbiamo deciso di proporti una sfida. Se vincerai questa sfida potrai finalmente uscire dalla doccia in anticipo. L'oggetto che utilizzerai sarà questa qui, una mini racchetta da tennis. Guarda che carina. E c'è anche una pallina, perché se tu riuscirai a fare più di 10 palleggi, ecco, tipo come me, però vabbè, io sono un campione ovviamente, potrai uscire dalla doccia. Ma lo sai che non sono capace? Fai come faccio?
faccio in questo piccolo spazio? È una bella sfida, ma ricorda che se riuscirai a fare più di 10 palleggi sarai finalmente libera. Ok. Perfetto. 3, 2, 1, dai, vai in. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. No, ci riprovo. No, hai perso. No, non è possibile. Willy, secondo te Nina deve avere un'altra chance? Va bene, solo che questa volta dovrai farne 12 di palleggi, perché ti ho dato un'altra possibilità. Ma sei cattivo. Vabbè, ci provo. 1, 2, 3, 4. Ma se ne va, se ne va. 5, 6, 7, 8, 9, 12. Sì. Ho l'impressione che questa pazza chiotta resterà nella doccia per un altro po' di tempo. Mi dispiace. Comunque, intanto che tu ti riposi nella tua fantastica doccia, io voglio mostrarvi l'abilità di Willy. Guardate cosa succede quando apro il bidet. Willy, guarda un po' cosa c'è qui. Della freschissima e buonissima acqua. Non te la vorrai mica perdere. Ah, no che non te la vuoi perdere. Guardate ragazzi, Willy piano piano si avvicina al bidet e guardate cosa fa. Inizia a scavare l'acqua. Guardatelo. Willy, ma tu sei un gatto stupido. Dai Willy, torna qui. Dai Willy, torna qui, coraggio. Prendi quest'acqua, guarda che bella. Dai Willy, prendi l'acqua. Coraggio, Willy, sali qui. Ehi, aspetta, aspetta. Ciao, che fai Willy? Ehi, ehi, mi sono distratto, non vale. Torna subito qui. Vai. Ho capito, questa volta mi hai fregato. L'ultimo che esce dalla vasca piena di cacca vince 1000 euro. Cosa? Avete 30 secondi prima che la sfida abbia inizio. 30 secondi, devo allenarmi. Oh no, sono troppo in ansia, non voglio entrare in quella vasca. Fare un po' di cacca prima di immergersi nella vasca piena di cacca. Questa sì che è una grande strategia. Ora è il momento di dare l'ultimo saluto alle mie amiche. Ciao Dani. Se non torno viva, mi raccomando, accarezza tu piadina per me. Oh no, di nuovo. E ora stretching. 1, 2, 1. Sono pronta. Tempo scaduto, è il momento di entrare. Ma quindi questa sarebbe una vasca piena di cacca? Che schifo! Ma almeno è calda? Ok, sì, è calda. Che schifo, mi sta venendo da vomitare. Ti prego, cacca, non mi toccare. Matti, guarda, io penso di non poter entrare. Ho una chiamata, un attimo. Pronto? Sì? Ah, il papa che parla? Sbrigati. Senti che buon odore. Matti, non infierire. Ok, sono dentro. E ora dove sono i 1000 euro? Solamente per il coraggio dovrebbero darmeli. Ora che siamo entrambi dentro, solo uno di noi due potrà vincere la sfida. Ma secondo te questa è cacca vera essiccata? Ecco, devo ammettere che questa, anche quella dietro di me, assomiglia alla cacca che faccio io. Non è che per caso l'hanno presa dal mio gabinetto? Prima challenge, non far uscire l'acqua dai bicchieri. Chi perde deve immergere la testa dentro l'acqua. In bocca al lupo. Grazie. Inizio io, Matti. Ricorda che il primo che fa uscire l'acqua dal bicchiere ha perso, Ma quello lì sarei tu, non io, caro. Sappilo, non metterò mai la testa dentro questa vasca schifosa. Beh, nemmeno io, quindi ti conviene essere più bravo di me. L'acqua è quasi arrivata all'orlo, aiuto, che paura, guardate, manca sempre di meno. Guarda questa mossa. Come fa a non uscire l'acqua? È praticamente arrivata al limite, adesso tocca a me. Oh no. Ok, vado, metto l'acqua e... Ninna, mi sa proprio che mi sono salvato. Tranquillo, mi salverò anche io. Bicchierino, non mi deludere, ti prego. Allora vado, Magari se vado piano non esce. Ti prego. È uscita. È uscita. Sì, da qua dietro. Dai, ma io non l'ho visto, non vale! E invece sì! Oh, sono sempre sfortunato in questi giochi! Sei pronta ad immergere? Aspetta! Potrebbero venirmi delle infezioni! Se chiudi gli occhi la bocca! Com'è?
completamente impazziti, mi bruciano gli occhi. Ora non ti bacerò mai più perché puzzerai di cacca. E adesso chi me li asciuga i capelli puzzolenti? Sto iniziando ad avere fame. Anche io, sembra impossibile visto che siamo in una vasca piena di cacca. Però sì, ho fame anch'io. Conduttore, vuole darci del cibo? Ci dobbiamo mangiare la cacca. La persona che pescherà più cacche riuscirà a mangiare. Pure queste cose dobbiamo fare, aspetta. Io ho visto una cacca qua, aspetta, no, la prendo. Oh, cosa, cosa stai facendo? La, leva questo coso. Scusa, ma sembra una cacca. La verità, guarda, mi si attacca la vasca. Coraggio, coraggio, dai, 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 sì, un'altra per me. 2-0 per Matti. Oh yeah, mi sa che qui qualcuno ha finto. Non ci posso credere. Oh, una pioggia di patatine, anzi una doccia di patatine. Questa cacca è finta, per chi non se ne fosse accorto, quindi sarà acqua normale. Senti qui. Fa schifo! Grazie mille, è stato davvero un piacere giocare contro di te, Nina. Oh, molto buono. Dato che condividiamo la vasca, dovremmo condividere anche le patatine, lo sai? Va bene, Nina, tieni. Ah, meno male. Oh, no, Nina. Sono delle patatine telecomandate che non possono stare vicino. Ehi, no, no, cosa stai facendo? No, no, non puoi farlo. Non era valido, non è giusto. Dormendo, io sono nella posizione più scomoda del mondo. Non posso né sdraiarmi né sedermi, sono così. Quindi è il momento di svegliare Matti. 3, 2, 1. Dimmi che non mi hai appena lanciato una cacca in faccia mentre dormivo. Ti ho appena lanciato una cacca in faccia mentre dormivi. È rimasta attaccata sulla mia maglietta. Ora me la levi tu, ok? Io questa cosa non la tocco. Ah sì, non la tocco. Da questa vasca tanto. Eccomi tornato. Voglio farvi un regalo. Chi disegnerà la cacca più bella vincerà un regalo misterioso. 3, 2, 1. Via. La cacca la faccio meglio io. Ah sì, Matti, certo, credici. E voilà. E voilà. Ecco qui. La mia è la più bella. Sarà il conduttore a decidere. Il vincitore è... Ma... Vabbè, era ovvio, la mia cacca è bellissima. Cosa? Ecco a te il premio, il libro, la sfida contro il tempo. Oh, Matti, la sfida contro il tempo. Aspetta un secondo, ma è vero? Beh, certo che è vero, è il mio libro. La sfida contro il tempo che si trova in libreria e su Amazon? Sì. Ma la sfida contro il tempo che in questo momento si trova esattamente dentro l'acqua. Che schifo, adesso non lo potrai leggere perché è tutto bagnato di cacca. Ti odio! Oh, che peccato! Ora è inutilizzabile! Voi mi raccomando, se prendete il libro di Nina e Matti, non fatelo a casa. Ora si legge ormai. Ragazzi, ecco a voi una villeggetta misteriosa. Dovete trovare la chiave per aprirla. Chi la trova vince 100 euro. Io so come aprire queste cose. Vai, provaci. Abacadabra. Aspetta, ti faccio vedere io. In aspetta, genere... aspetta, shh. Cos'è? Abacadabra. Ma no, ma qua ci sarà sicuramente una combinazione segreta. Non c'è bisogno della chiave, guarda, Wanakakaka. Nina, non funziona. Dobbiamo trovare davvero la chiave, probabilmente. La vedi anche tu? Sì, la vedo anch'io, è sul gabinetto. Però non possiamo uscire dalla vasca. Beh, volendo tu potresti uscire, darmi la chiave a me e poi andarti a fare una doccia. Sì, e volendo poi ti faccio anche un caffè, certo. Giusto. Aspetta, la porto sempre dietro con me. Va.
Alina, ottimo lavoro di squadra. Quale squadra, Matti? Io ho preso la chiave, io ho portato la manina e io riceverò il premio. Oh no! Monete d'oro, posso farci degli orecchini con queste monetine scintillanti. Avete sete, ragazzi? Ecco due bei bicchieri d'acqua. Uno normale e l'altro pieno di cacca. A me è passata la sete, probabilmente. Io voglio quello normale. E anch'io voglio quello normale. Allora, sasso, carta, forbici. Chi vince prende il bicchiere buono. Ok. Sasso, carta, forbice. Ah, ho vinto. L'hai fatto dopo? L'ho fatto dopo, non è vero. Sì, vabbè, facciamo. Sasso, carta, forbice. Ah, ho vinto. Cosa? Vaglio o forbice, parte carta? Va bene, non fa niente. Sarà buona comunque, tanto. Sì, sente già dall'odore. Questa cacca è finta, per chi non se ne fosse accorto, quindi sarà acqua normale. Senti qui. Vedi? Partito! Devo andare, scusate, ciao! Piano! Oh, aiuto! È congelato, oppure prendo adesso! Che schifo! Almeno ho vinto! Sì, grazie. Ora però vado a farmi una doccia. Andiamo dentro al bagno. Io non voglio lavarmi i denti. È importantissimo lavare i denti, piccola Ninna. Mattina e sera. No, solo la mattina. Anche la sera dopo cena. Dai, andiamo. Io non arrivo a lavarmi i denti. Allora dammi un secondo che ti vado a prendere una cosa che ti farà essere un pochino più alta. Io non voglio essere alta. Falsacchiotti, è ufficialmente arrivato in tutte le edicole l'album di figurine di Ninna e Matti. Completalo tutto e vinci una merenda con noi trovando uno dei 30 cornetti d'oro. Buona fortuna. Eccolo qui, guarda un po', uno sgabello. Mettiti sopra così sarai alta come me. Ok. Siamo alti uguali adesso, piccola Ninna, sei contenta? No, io non voglio lavarmi, io lavare no. È importantissimo, che per caso vuoi puzzare? Sì. No, non devi puzzare. Ma vabbè, senti, allora dammi intanto questa. No, bambola. No. Ma te la devo tenere io, se no si bagna. Vuoi far bagnare la tua bambola? La metto qui. Ok, va bene. E adesso laviamoci le mani. Mondo. Oggi è un nuovo giorno per farsi belle. Come prima cosa chiudiamo la porta così mio fratello non entrerà. Come seconda cosa è bene iniziare la giornata con un bel sorriso, ma non troppo perché sennò poi vengono le rughe, e una bella maschera di bellezza da mettere su tutto il viso. Ci metterò un po'. Ok, perfetto. Una bella maschera per incominciare bene la giornata. Non potrei vivere senza le mie maschere rigeneranti. Ottimo, ora devo aspettare solo 10 minuti e 20 secondi e poi la mia pelle sarà perfetta. Ed ora il momento più bello della giornata, il secondo momento più bello, quello di pettinarsi i capelli. Dovete sapere che i miei capelli sono preziosissimi, infatti tutti li chiamano fili d'oro perché effettivamente hanno il colore dell'oro. E quindi devo iniziare a pettinarli così, proprio uno per uno, minuziosamente, senza strappare neanche un capello. E devo anche controllare se ci sono le doppie punte. Vediamo un po'. No, che c'è? Devo andare in bagno. Ok, un attimo, devo finire. Uno per uno. Che belli questi capelli, io li adoro. Che c'è? Hai fatto? No. Brigati. Mio fratello rompe sempre di mattina, deve entrare in bagno anche lui, ma io non ho finito. Ah, e poi canto anche una canzone ai capelli, sentite. Crescete capellini, voi siete così carini, vi amo, vi adoro capellini. Basta! Devo fare pipì! Quanto sei brutta! Oh!
sfrutterò il momento pupù per vedere quali sono le notizie di oggi e leggere il mio giornale. Diamo un po' un'occhiata. Questa è la classifica dei libri più venduti in Italia oggi. E abbiamo... wow! In questa settimana il libro più venduto si chiama Ninna e Matti, il portale magico. Non ho mai letto questo libro, ma chi sono Ninna e Matti soprattutto? Voi li conoscete? Scrivetelo nei commenti. Poi abbiamo molti libri interessantissimi. Ad esempio uno che si chiama L'inverno dei leoni. Che cosa significherà mai? Ah, adoro leggere i libri mentre faccio la popò. È così rilassante. Rilassantissimo. Caro, sei in bagno da mezz'ora. Io devo pulire. Pulirò con lui. Mi diceva: prima di lavare il tuo corpo purifica l'ambiente. E così io da 70 anni, prima di lavarmi, pulisco tutto il bagno. Così poi, con l'ambiente purificato, posso lavare il mio corpo. Sapone sulla mano, anche sull'altra. E ora cosa devo fare? E adesso apriamo l'acqua e metti le mani sotto. Inizia a sfregare. No, non così. Non so come si fa. Allora ti do una mano io. Devi fare in questo modo, ok? Ok. Bravissima Ninna. E ora che hai lavato le mani le devi asciugare. Va bene. Asciugale su quell'asciugamano. Va bene papà. Ma io non sono un asciugamano. Basta, cosa stai facendo Ninna? Ninna, non sei per niente simpatica. È divertente. Basta, smettila, chiudi quest'acqua e non utilizzarla mai più. Avevo pulito lo specchio esattamente 2 ore fa. E ora guarda che hai fatto. Tu sei una bambina maleducata. 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 Oh, maleducata. Adesso basta. Finalmente! Ma quanto tempo mi fa aspettare? Sarà stata mezz'ora in bagno. Ora posso fare pipì in santa pace. Matti? Che c'è? Devo entrare! Sto facendo pipì! No, esci! Ma sei appena stata in bagno! Esci ora! No! Esci! Sto facendo pipì, ho detto! Dentro. Oh no, non entrare! Dentro. Non entrare! Dentro. Non farlo! Devo togliermi assolutamente la maschera perché sennò mi verranno le rughe. Sono passate 10 minuti e 25 secondi. Devo toglierla. Ma che cosa ti sei messa in faccia? La mia maschera di bellezza anti-rughe, anti-vecchiaia, anti-brufoli, anti-anti. Ah, sì. Anche anti-anti. Sì. Lo sai chi sembri? Chi? SpongeBob. Una spugna, sembri una spugna. Che schifo. Ma perché ti metti ste cose in faccia? Perché almeno io da vecchia sarò bellissima. E tu orribile. Beh guarda, io non mi sono mai lavato la faccia in vita mia. Eppure sono la persona più pulita del mondo. Che schifo. E senti, una volta che finisci di toglierti questa maschera te ne puoi andare? No. Come no? Ehi, come no? Io devo fare pipì e poi devo farmi i denti. Devo fare il mio trattamento di bellezza. Oh, uffa, però non è possibile. Abbiamo un solo bagno. E se tu ci passi 3 ore, a me non resta nemmeno un minuto. Sai come fai ad usare il bagno prima di me? Ti devi svegliare prima di me. Ma se tu entri in bagno alle 6 di mattina? Svegliati alle 5:30. Guarda la mia faccia com'è riposata, rilassata, bellissima. Sì, ma ti sembra normale che tu entri in bagno alle 6 di mattina e noi dobbiamo essere a scuola alle 8? Cioè, ti rendi conto? Mi posso svegliare alle 5:30 io? Sì, Matti, ti puoi svegliare alle 5:30 e non rompere. Oh, che fatica la vita da fratelli. È il momento della mia dose giornaliera di crema antirughe. Dovete sapere che io ormai ho 80 anni, non si mette. E ormai sono vecchia e devo mettermi la crema antirughe. So che... Caro! Un po' più piano, per favore! So che voi giovani falsacchiotti non ve la mettete, ma io devo per forza. Ma quando ti sveglierai? Dobbiamo andare alla messa.
casa. Caro? Il solito dormiglione. Per questa volta ti perdonerò, ma non provare mai più a sporcare lo specchio. Ok. Adesso fai la brava bambina e laviamoci i denti. Ma io non so che cos'è questo. Allora ti faccio vedere subito. No, così rompi la fotocamera! Allora prendi quello. Benissimo, adesso attacchiamo lo spazzolino qui così. Brava piccola ninna. Stacca il tappo, molto bene. E il tuo spazzolino è pronto per essere usato. No! No, stoppa! Metti il dentifricio sullo spazzolino, piccola. No, il dentifricio sta di vento, a me non piace. Ma è buonissimo, è freschissimo. Ma non mi piace. Non fa niente, lo devi mettere comunque perché sennò i denti non si puliscono. Adesso posizionalo lì, bravissima, sulla punta. Un po'. Fatto. No, no, non ne hai messo proprio, ninna. Perché non comprate quella alla fragola? Coraggio, baby ninna, al supermercato c'era solo questo. Oh, ecco qui. Va bene, dai. Per oggi così poco può bastare. Ora, metti prima lo spazzolino in bocca e poi accendilo. Eccolo! È divertente, vero? Ah! Dovresti anche cambiare posizione. Ah. Esatto, brava. Sopra, sotto, destra, sinistra. In qualsiasi posizione, capito? Basta! No, dovresti farlo per 2 minuti, in realtà. Che fatica la vita da genitore! Che ci voleva tanto, mamma mia, ci ho messo 10 minuti a prepararmi, sono pronto per andare a scuola. Oh. È il momento, sono pronta. Certo, dovete sapere che di mattina devo scaldare le mie corde vocali e quindi devo fare questo concertino qui. Ora però devo continuare a prepararmi, se no farò tardi a scuola. Devi essere la bimba più bella del mondo a scuola, quindi ti pettinerò i capelli. Aia! Aia! Sto facendo pianissimo. No, mi hai fatto male, mi hai tirato i capelli, mamma è più brava. Lo so, ma mamma in questo momento è al lavoro, quindi devo farlo io. Allora, Ninna, raccontami, che materie avrai oggi a scuola? Allora, avrò italiano, disegno e ginnastica. Oh, e adesso i capelli ti stanno facendo male? No. Vedi? L'importante è distrarsi un po'. Come ci siamo arrivati in questa situazione? Non lo so. Ero io che dovevo pettinarti per andare a scuola. Io non vado a scuola. Sì che vai a scuola. No, io sono grande, vedi? Ma sei una bambina. Faccio la parrucchiera. Fai la parrucchiera? E allora dai, fammi un bel taglio all'americana. Vado a prendere le forbici. No, stavo scherzando. Però devo ammetterlo, per essere una bimba baby piccola non sei affatto male. Aspetta, no, mi devi pettinare dall'altro verso. Ninna, non fare la maleducata! Non fare la bimba maleducata, risistemami subito i capelli! Grazie. Aia! Muoviti! Non ho voglia! Muoviti! Non voglio! Non puoi andare a scuola che puzzi! Uffa però, no, io non sto puzzando! Io sono profumato! Ognuno è profumato a modo suo, no? Allora, intanto togliamo questo. Perfetto, ora ci facciamo una bella maschera di bellezza. Cosa? Non provarci nemmeno! Queste occhiaie sono inguardabili. Ma che cos'è quella cosa? È un pesce? Sì, è un pesce. Mi stai per mettere un pesce in faccia? No, chiudi. No, ma cos'è? Congelata! È congelata! Cos'è questa roba? Ehi,
sembra una mini balena questa cosa. Ma sì, a cosa serve? Ecco qua, Matti. Ora sei pronto per andare a scuola. Tra 10 minuti però, perché ancora non puoi uscire così. Io me la levo. No, devi tenerlo 10 minuti. Oh, no, no, no. Adesso posso andare via? No, no, basta. Basta. No, qua, no. Aspetta, alza le ascelle. Ok, una qua e una qua. Perfetto. Ci posso credere, Ninna. Tu sei una maniaca del pulito. Sì, e tu sei un puzzone puzzolente. Uffa, però io non ti sopporto. Tu non sei come me, non sei mia sorella. No, sei tu che non sei mio fratello. Io sono pulitissima, carinissima, proprio come mamma e papà. Tu sei stato adottato. Ora esci dal bagno e ritorna tra 10 minuti, che io ancora devo finire. Mi stai facendo perdere tempo. Cos'è successo? Cos'è successo? Oh, mi hanno addormentato. Oh, sono in bagno? Non me lo ricordavo. È vero, devo tagliarmi i baffi. Dovete sapere che curo i miei baffi ogni singolo giorno alle 7:30 di mattina per averli sempre precisi al 100%. E uso queste forbicine. Ogni peletto deve essere perfetto. Vedete, così. Oh, guarda, questo è molto lungo, deve essere tagliato, tagliato subito. Quanti peletti in eccesso oggi? Zac, 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 zac. Mamma mia, oggi stiamo dando una bella sfoltitina. E voi, ve li tagliate i baffi? Ah, giusto, voi non avete i baffi. Oh. Ok, perfetto, molto bene. Direi che questa svoltetizzititrichititi è perfetta. Oh, bene, bene, bene. Vi piacciono? Non ci ho mai provato, ma dato che mi diverto a fare queste cose, quasi quasi mi taglio anche un capello, così. Oh, guarda, mi sono tagliato i capelli. Non devo dirlo a mia moglie, se no si arrabbierà. Io, da grande, volevo fare il parrucchiere. È per questo che mi piace tagliare le cose. È il momento di fare la pipì. Falla. Non mi viene. No, la devi fare, perché poi dobbiamo fare un lungo viaggio in macchina. Ma non mi viene. Concentrati. Di più? Di più? No. Niente? No. Allora fammi pensare. È un po' imbarazzante, però. Pss, pss. Che cos'è? Il serpente? No, è tipo, no, è il rumore quello che ti fa, aiuta a fare pipì. Pss, 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 pss. Ci stai riuscendo? Ci stai riuscendo? Non mi scappa, non mi scappa! Poi entriamo in macchina e dopo 2 minuti mi dici che ci dobbiamo fermare al bar a fare il pipì, mi arrabbio. Ok? Ok. Allora adesso andiamo e tu non mi dirai che devi fare pipì. Va bene. Andiamo. Sei pronta ad andare a scuola? No, io non voglio andare a scuola, per favore. Dai, fidati, no, che per poi favore. Ma poi ti divertirai. Guarda, ho scelto anche il vestito che ti devi mettere. Adesso togliti il pigiama. È brutto. Ma come brutto? Questo è il tuo preferito, quello no, azzurro. No, io vado in pigiama, no. Vado in pigiama, guarda che bello, no. È grigio con il cane. Ninna. Dai, toglitelo e mettiti questo. No. Dai, Ninna. No. Non facciamo il capito. Lo voglio tagliare. Ninna, se tu vai a scuola con il pigiama, ti mettono una nota. Non è vero? Sì. No. Me l'ha detto la maestra. No, sì. No, no. E adesso la chiamo. No, non piangere però. Non piangere. La mamma è più brava. E intanto ti sto aiutando io. La mamma è al lavoro. Va bene, allora porto Willy a scuola. No, non puoi portare. Lo porto. Non puoi portare sì, il gatto a scuola. Sì, lo porto. Andiamo a scuola no, insieme. No, non prego. Può andare a scuola. Lui è un gatto, deve rimanere qui a casa. Adesso prendiamo lo zainetto e andiamo a scuola. Fidati che ti divertirai. No, non piangere, non piangere, non piangere. Secondo voi, Matti, io, questa persona che avete davanti, mi vendicherò per queste cose balene strane che mi ha messo in faccia? Ve lo dico io, sì, assolutamente sì. E con la cosa peggiore e che soprattutto Ninna odia più di tutti. Seguitemi. Ehi, Ninna, senti questa! Tenevo questa puzzetta da un'ora. Sono quasi
pronta, ma per essere al 100% bella devo farmi un selfie prima di andare a scuola. Allora, sistemiamo qua i capelli, sistemiamo. Selfie. Uno, due, tre, almeno 10, eh. Ok, perfetto. Così. Ci sono. Posso andare a scuola? Le vendette non sono finite. Ti piace stare al bagno? Ti diverti a passare ore e ore e ore? Beh, sai che ti dico? Chi di bagno ferisce, di bagno perisce. Ti auguro di passare una bella giornata in bagno, Ninna. Ops. 7:47, pronta per andare a scuola ed essere fantastica. Dicevo, ed essere fantastica. Matti! Matti, si è chiusa la porta, mi puoi aprire? Matti! Oh no, sarò tardi a scuola, Matti! Matti! Aiuto! Chiudi gli occhi, chiudi la bocca e adesso spruzza due puff di profumi. Due, basta, basta, cosa stai facendo? No, basta, smettila! No, non farlo più! No, Ninna, non puoi ogni volta finire un profumo al giorno, però! Scusa, che mamma se lo mette così? Vabbè, non seguire l'esempio della mamma, non hai idea di quanti soldi mi ha fatto spendere in profumi. Tu invece sei una bimba più brava e ti spruzzi solo il profumo necessario. Adesso ti faccio vedere la quantità di profumo giusta che devi mettere. Guarda. Sei pronta, Ninna? No, voglio diventare una mummia. Le mummie sono belle, sono quelle che studiamo a scuola tutti i giorni. La macchina è di sotto, prendo le chiavi e arrivo. No. Ma cosa stai facendo con la carta igienica? Sto studiando le mummie. Ma ti ho detto che la macchina era pronta, dovevamo andare a scuola. Ora faccio una cosa che mi ha insegnato la maestra. La devo fare. Ora posso andare a scuola. Ecco qua, sistemata e pronta per andare. Solo che devo togliermi l'apparecchio, quello per i denti, che porto per non farli cadere. Ora mi sentirete parlare un po' male, ma questa è la mia vera voce. Prima di togliermi l'apparecchio devo lavarmi le mani. L'igiene è la cosa migliore che si possa essere nel mondo. Dovete sapere che in realtà i miei denti sono finti. In realtà porto la dentiera, che però è attaccata talmente bene che devo mettere questo apparecchio per mantenerla. Laviamo le mani. Asciughiamo bene, devono essere perfettamente asciutte per rimuovere il mio apparecchio dell'igiene dentale e voi postate un apparecchio. Andiamo a rimuovere l'apparecchio. Tolto. Riponiamo l'apparecchio nella sua custodia e ora l'ultimo tocco prima di uscire. Un buon profumo profumato. Uno, due, tre. Basta così. Andiamo.